dicevo, ma che alla fine di questi poverini, questi questo convegno parlamentare, che cosa faremo? Quali, no, non faremo nulla. L'importante, l'obiettivo già è stato raggiunto, che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare e di confrontarci, cose che oggi sono merce rara. A livello di parrocchia noi continueremo a fare tutto ciò che si fa, però l'unico evento che noi dobbiamo, potremmo dire così, dare l'annuncio questa sera, che Padre Gennaro è venuto qui a darci un annuncio, che nel prossimo anno, cioè dopo Pasqua, faremo questa esperienza della missione. Verranno dei missionari della parrocchia e si faranno delle attività, cioè loro si inseriranno nella nostra vita parrocchiale e quindi vivremo questo momento di grazia. Quindi poi le modalità non ce le spiegheremo stasera perché è impossibile, però stasera si spiegherà solo il significato. Una volta che ha concluso Padre Gennaro, daremo le nostre comunicazioni dei gruppi di studio. Quindi mi scusate se invertiamo un momento l'ordine delle cose, in modo tale che loro possano rimettersi in cammino, che per arrivare là ci vuole più di un'ora di macchina. Va bene, quindi ascoltiamo e... grazie. Grazie a Don Rosario, buonasera a tutti. Intanto è una bella esperienza poter trovare una comunità parrocchiale che si ritrova per confrontarsi, non sono cose che succedono spesso, vero? Quindi riflettere, progettare, camminare insieme, sentirsi una famiglia è già, potremmo dire, qualcosa che ha a che fare con la missione, perché significa c'è un desiderio in noi di voler andare un po' oltre quello che normalmente viene fatto, si fa della comunità parrocchiale. Don Rosario ci ha invitato perché, come lui stesso ha detto, il prossimo anno vorrebbe vivere nella comunità parrocchiale, nella nostra comunità parrocchiale, un'esperienza di missione popolare. Io non so quanti di voi sanno che cos'è una missione popolare. È un momento in cui, lo diceva molto semplicemente Don Rosario, alcuni missionari o più missionari vengono a stare stabilmente con voi per un periodo di tempo, che non sono anni e non sono mesi, diciamo che è una quindicina di giorni. Che cosa fanno? Cosa facciamo? Niente di particolare, ci inseriamo in quello che è il cammino della comunità parrocchiale, portandola anche a vivere quell'esperienza missionaria. Sapete bene che Papa Francesco, da quando è stato eletto Papa, non fa che dire che la Chiesa deve essere una Chiesa in uscita. Sant'Alfonso, per la verità, già nel Settecento aveva intuito questa grande opportunità che hanno i laici nel vivere insieme con, potremmo dire, il clero, questa dimensione missionaria. Aveva inventato le cappelle serotine, quelle che oggi noi chiamiamo i centri di ascolto, dove formava i laici e poi li lasciava stabilmente lì per poter continuare quella che è l'opera della evangelizzazione attraverso la catechesi, attraverso lo spezzare la parola di Dio, attraverso l'esempio della loro vita. Quindi il Papa, proprio riprendendo anche quella che è un'antica tradizione della Chiesa, ci sprona a uscire, ad andare oltre. Quindi la Chiesa di per sé, come la si vive con la dimensione missionaria, è quella di andare oltre il proprio portone, uscire, andare. Quindi durante questo tempo missionario noi cercheremo di raggiungere, non tutti, perché la vostra comunità parrocchiale è molto ampia, quindi si è pensato di magari di fare a step, a raggiungere a step la parrocchia, perché magari in zone particolari, e lì concentrarci per 15 giorni annunciando la parola di Dio, sollecitando ovviamente a quella che è la bellezza della vita comunitaria, perché anche questo, l'intenzione della missione è quella di farvi sentire una famiglia. Noi siamo una famiglia, lo sappiamo,
però siamo tanti, tanti, come dire, tante realtà che sono un po', come dire, separate le une dalle altre. Quindi durante questo tempo della missione il primo impulso sarà quello di farvi sentire un poco più famiglia, collaborativa, mettendo a disposizione degli altri i propri doni. Quindi questa sarà un'importante fase di preparazione della missione in sé, potremmo dire, guardandola un po' come quando si lancia un sasso in uno stagno, nel mare, a cerchi concentrici, si aprono un po' alla volta. Ecco, pensate di essere voi il primo cerchio, quindi la comunità che in effetti è presente stasera, quella che già vive pienamente la parrocchia, con la catechesi, i gruppi parrocchiali, con la Caritas, cioè quello che vive un po' più vicino, ecco, partendo da voi, allargandoci piano piano, arrivando anche quelle che oggi vengono chiamate solitamente nelle zone periferiche. Certo, noi lo diciamo sempre e lo ribadiamo, non è che dobbiamo fare miracoli, non facciamo miracoli, ma serve quella dimensione comunitaria collaborativa, perché dove possiamo arrivare noi certamente non è dove potete arrivare voi, cioè nel senso che voi arrivate molto più lontano rispetto a quello che può fare un parroco o possono fare i missionari. Quindi il primo momento sarà quello di vivere un cammino un po' insieme, anche per prendere coscienza che siamo tutti una chiesa missionaria. Dobbiamo uscire un po' dalla logica di quella di vederci una chiesa di sacrestia. Ecco, la catechesi finalizzata alla catechesi, la liturgia finalizzata alla liturgia, ma il pensiero deve essere sempre oltre, andare, cioè, oltre quello che facciamo per raggiungere anche quelli che sono più lontani, perché altrimenti, sapete che ci ho detto, la napoletana, noi già suoniamo, e siamo sempre gli stessi. Poi a volte ci cominciamo a contare, quando si ci conta, una volta mi insegnò un mio confratello, contandosi, contarsi è sempre di meno, non si è mai di più. Allora uscire da questa mentalità significa soprattutto vedersi come una chiesa dinamica. Quindi la missione serve soprattutto a rinnovare la nostra fede. Dice, ma io ce l'ho la fede, sì, però la nostra fede deve essere anche rinnovata, cioè rivista alla luce di ciò che il Signore ci invita a compiere, altrimenti siamo sempre abbastanza a noi stessi e non andiamo mai oltre quello che è il nostro naso. Quindi la Chiesa è una realtà che cammina, quindi la missione viene proprio ad essere posta al centro di questo percorso per dire, guardate che noi insieme possiamo arrivare molto lontano se però ognuno cerca di mettere a disposizione i propri carismi. Ecco la rivalutazione laicale: il parroco non ha la sintesi di tutti i carismi, ma è, potremmo dire, il carisma della sintesi. Quindi il parroco sicuramente deve mettere insieme tanti tasselli, però non può essere tutti i tasselli, è uno solo. Ecco perché è necessario che ognuno ne faccia la propria parte. Prendere coscienza di questo, guardate che è già tanto, soprattutto in un contesto dove, insomma, pure noi siamo un poco come sordi ai tanti richiami che ci vengono dall'esterno. Quindi la missione avrà un periodo che sarà di 15 giorni, ma avrà una preparazione che sarà di questo anno e ovviamente avrà anche un post missione che noi chiamiamo di accompagnamento. Quindi dice, vabbè, mi siedo un attimo, non è che abbiamo fatto la missione e poi non ci vediamo più, no, abbiamo anche la possibilità poi di andare anche oltre, di accompagnarvi dopo la missione. Certo, i 15 giorni sarà un'esperienza forte che noi vivremo insieme. Poi ci sarà sicuramente il programma che insieme con voi faremo per ben poi collocarci nel tempo e nello spazio che ovviamente sceglieremo di vivere. Le dame? Domande da fare? Allora, questa stasera questa comunicazione di padre Gennaro vuole lasciarci anche un po' sorpresi, e quindi l'effetto c'è stato. Logicamente siamo un po' tutti incuriositi su che cosa, come si fa, come non si fa, che faremo, che non faremo,
Ecco, innanzitutto la nostra parrocchia, il territorio è molto non ampio e anche molto, ha una densità abitativa molto alta, per cui fare tutta la missione coinvolgendo tutta la zona, tutta la parrocchia è un po' difficile. Allora si farà un lavoro molto semplice. Si dividerà la parrocchia in zone e in una zona si farà la missione. L'anno prossimo si farà un'altra zona, quindi nel giro di 2, massimo 3 anni noi toccheremo tutte le zone della parrocchia, quindi saranno visitate tutte le famiglie della parrocchia e in quella zona, in quei condomini, si faranno degli annunci delle esperienze missionarie. Logicamente non è che, come diceva ieri sera il vescovo, è la ricetta che risolverà tutti i problemi, assolutamente, però è un voler sottolineare la necessità di uscire, la necessità di andare. Anche il fatto di attendere l'arrivo dei missionari, il fatto di essere coinvolti in queste cose, in questa preparazione, suscita fervore, suscita interesse e soprattutto suscita anche una maggiore consapevolezza del ruolo insostituibile dei laici, perché la missione si potrà fare nella misura in cui noi laici, cioè voi laici, siate molto consapevoli di questa, del vostro ruolo. Ecco, questa è un'esperienza che non so qui in parrocchia se è stata fatta negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni fa. I missionari non sono il Messia, ma comunque porteranno un annuncio. Vi arrivate anche lontani, quelli che praticamente sono usciti dalla parrocchia, sono lontani dalla fede per diverse ragioni. E allora anche l'esperienza dei missionari porta anche ad avvicinare quei lontani. Sarà quell'unico incontro, però ecco, l'importante è che c'è quell'unico incontro. Logicamente sia io che Don Salvatore Bruno, il diacono, faremo dopo i morti la visita, quella zona che si sceglierà di fare la missione, cioè di vivere la missione. Tutti e tre dedicheremo una serata a settimana e andremo a far visita già noi alle famiglie di quel condominio, di quella zona, e cominciare già ad annunciare la missione. Quindi comunque si farà un lavoro anche capillare. Logicamente coloro che vivono più da vicino alla parrocchia e che abitano in quella zona che sarà scelta, è sottinteso che saranno poco più coinvolti, ma è anche bello e giusto che sia così. Quindi questo è un pochino tutto il discorso che cominceremo e che potremmo dire l'unica cosa in più che noi faremo quest'anno pastorale rispetto alle altre cose è questo, la missione. Logicamente sarebbe bello che si creasse una commissione di 4-5 persone disponibili e a fare questo laboratorio in cui si prepara la missione. E anche per dividere la zona, qui faccio un po' un appello a chi ci è nato, chi ci abita, chi vive nel quartiere, anche ad avere delle idee come dividere, perché io sono l'ultimo arrivato, quindi posso avere una visione, molto 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 parziale di tutto il territorio, per cui potrebbe fare proprio una zona, fare questo lavoro a dividere in zona pastorale tutto il territorio parrocchiale, in modo tale che quel 2018 saremo in quella zona, nel 2019 in quell'altra zona e nel 2020 si deve concludere che poi diventa pesante e un'altra zona nuova.
non so se è chiaro quello che ho detto, per cui anche nelle attività che noi faremo in parrocchia, nella catechese, nell'azione cattolica, come la ordinarietà della vita parrocchiale, ecco, deve essere fatto con uno stile diverso, un po' più missionario. Sì, giustamente, proprio questo riprendere le attività che già si fanno con uno spirito nuovo, cioè non è che bisogna rivoluzionare quello che si fa, perché quello bisogna farlo ordinare, tra virgolette, necessario, però riviverlo, viverlo con uno spirito più missionario, ad esempio quell'attenzione veramente per i lontani, anche per i vicini, perché non è che andare molto lontano, a volte i stessi vicini sono un po' più lontani rispetto a quelli che sono lontani. Quindi questo cambiamento deve avvenire nell'ordinario. Allora noi abbiamo il tempo per farlo, perché abbiamo fino a maggio, fino alla fine di aprile, prima di vivere poi concretamente la missione popolare. Allora ho detto, i tre momenti tenetevi sempre presenti, quindi il primo momento è proprio quello di riorganizzarci mentalmente, anche in quelli che sono i nostri ambiti, però con quello spirito prevalentemente missionario. Di attenzione a quel di più che non deve sconvolgere quello che già facciamo, ma leggerlo diversamente. Poi vivere la missione, vabbè, quello poi avrà un programma tutto proprio, e poi la continuità. Dobbiamo tenere presente che la missione viene anche ovviamente per fare l'annuncio esplicito di Cristo, la buona novella, cioè annunciare, cioè, vabbè, ma noi siamo già tutti cattolici, sì, però a volte bisogna dire anche che abbiamo di Dio, quello che noi stessi pensiamo di Dio, quindi comunque annunciare la parola di Dio. Questo avrà anche un modo, uno stile prettamente missionario che viene ad essere vissuto nei centri della parola, quindi in quel luogo dove si stabilisce di vivere la missione verranno individuati famiglie o luoghi dove poter convogliare le persone del condominio per ascoltare la parola di Dio e poi confrontarsi liberamente. Non si va a fare una messa, non si va a fare una catechesi, ma confrontarsi liberamente a partire dalla parola ascoltata. Perché molto spesso abbiamo anche bisogno di parlare, no? Abbiamo bisogno di confrontarsi e anche di sentire. E questi sono i luoghi che la missione vuole però che restino anche dopo. Non è che con i 15 giorni tutto finisce, ma c'è bisogno della continuità. Come avviene la continuità? Attraverso la responsabilizzazione dei laici, cioè di voi. Quindi se in quella zona ci sono 20 persone che avranno la possibilità come missionari di tenere centri della parola, poi dopo devono continuare. Certamente poi si svilupperanno altre metodologie, si svilupperanno altri periodi, questo poi sarà la parrocchia che lo determinerà. Però è necessario continuare, perché se finiamo tutti quei 15 giorni, abbiamo acceso un bel fuoco, ci siamo anche riscaldati, ma poi è finito tutto. Allora il pensiero, l'impegno deve essere proprio nella continuità, e mi permetto di dire che la continuità è possibile laddove ci siamo anche formati un poco prima, ci abbiamo capito e abbiamo anche noi cambiato mentalità, perché se andiamo a presentarci con la stessa mentalità di prima, allora la commissione diventa fallimentare. Se io ad esempio voglio andare a convincere, questo per essere un po' più semplici, un centro della parola che bisogna aprire la messa la domenica e poi non ci riesco, cioè sono stereotipi che magari ci portiamo noi, ma bisogna cominciare a parlare del vissuto della gente e rapportandola alla fede in Gesù Cristo, con quello che noi crediamo, il tuo vissuto con Cristo. È lì che poi vedrete che davvero la cosa, la realtà comincerà ad essere un po' più solida e poi si troveranno anche i motivi per fare altro, per essere altro, altrimenti se non pensiamo da lì diventa poi complicato. Quindi avremo questo tempo in cui penso ci ritroveremo ancora per confrontarci insieme, per percorrere questo tempo insieme fino alla missione e poi di viverla insieme. Però pace non ne abbiamo, la missione non è che risolve i problemi della comunità, magari per sollevarli pure, per farne nascere ancora di più. Io dico sempre che
La missione viene per porre interrogativi di senso, non per dare risposte. Perché se noi suscitiamo dei interrogativi significa che c'è anche il desiderio di sapere, di conoscere. Ma se non c'è il desiderio, non c'è l'interrogativo, che andiamo a dare cose che non mangeranno mai, tra virgolette, perché non avranno fame. Quindi già stimolare in loro il desiderio di capire, quindi di approfondire, di sapere e di interrogarsi, allora già avremo fatto un pezzo di strada con loro. Io vorrei soltanto soffermarmi 2 minuti sull'atteggiamento e forse susciterò un po' di... Uno degli ostacoli più grandi che troviamo nelle missioni riguarda un attimo l'atteggiamento e come noi siamo abituati a leggere il territorio. Cioè siamo nati, cresciuti, vissuti, per cui sappiamo tutto. Molte volte non è così. Molte volte non è così. E molte volte questi concetti o preconcetti che abbiamo anche nella lettura del territorio, della parrocchia, possono essere di ostacolo. Quindi mi sembra anche piuttosto chiaro che quando una parrocchia si mette in missione, quando noi che viviamo la parrocchia in maniera particolare ci mettiamo in questo stato di missione, come giustamente veniva detto precedentemente, è importante però, ecco, è importante essere un po' più liberi. È importante anche comprendere, come diceva anche prima Padre Gennaro, comprendere che non si può continuare a fare così come abbiamo fatto. Perché molte volte quelle persone ferite, che diceva il padre e così via, o emarginate, è anche il frutto di una pastorale che va in una direzione. Cioè, molte volte molte persone sono ferite, abbandonate, emarginate, ma questa emarginazione, questo essere messi da parte, a volte può avvenire anche attraverso una realtà pastorale che pensa di fare bene, ma che poi provoca anche delle emarginazioni. Ecco, quindi bisogna essere in questo stato abbastanza liberi, ecco, lasciarsi interpellare dal territorio, avere la capacità di ascolto senza, come diceva giustamente il padre Gennaro, senza pensare subito alla risposta, ma lasciare che il territorio ci interroghi profondamente e che noi attraverso quegli interrogativi, attraverso quell'ascolto, ecco, possiamo comprendere tutte quelle cose che forse ci sono sfuggite, ci sfuggono per tante ragioni. Ecco, io vi invito in questo senso molto importante all'inizio della missione, perché se già si parte con la convinzione, già si parte con io so come devo fare, io conosco bene qua, non parla proprio per qua, non ho che la gente che conosco io. Cioè diventa un muro, no? Ecco, diventa un muro. Ecco, io credo che questo sia abbastanza importante. Il secondo aspetto, mi permetto di dire, giustamente il padre dice dobbiamo fare grandi cose, giustamente, per esperienza dico, però uno o due idee chiare ci devono essere, perché già voi che state, che vivete la comunità, la parrocchia, li dovete conoscere, li dovete vivere, come dice Giuseppe Mario Gennaro, in modo tale che quello che andate ad annunciare, se una persona accoglie il vostro annuncio, quando viene poi in comunità trovi quello che voi avete annunciato. È chiaro, no? È chiaro tutto questo, mi sembra piuttosto logico. Quindi io giocherei molto anche in questa fase iniziale su questi 1 o 2 punti chiari, che poi forse avete un po', io ho letto un po' il foglietto che il parroco mi ha dato, però come sottofondo io vedo un'altra parola che credo che lui abbia pensato molto bene, è vivere il tutto come servizio. Questo è fondamentale. Come servizio significa dire nella missionarietà, io sono mandato da una comunità. Questo è importante. Ecco, questo credo che sia importante. Per cui io credo che, pensate un attimo a quello che abbiamo detto noi, ecco, pensateci un po', ecco, in modo tale da cercare di avere un po' più le idee chiare e di affrontare meglio questo cammino. Giusto, volevo soltanto dire questi due punti.